Lei stava dormendo. Esatto. Ha sentito un botto? Un gran botto. Mia moglie è volata giù dal letto, mi sono svegliato proprio, sono sobbalzato dal letto, non ho visto più mia moglie, guardato, era giù per terra, si lamentava e siamo venuti fuori e abbiamo visto che non c'era più il pilastro, un fumo della miseria, siamo scesi e abbiamo constatato, insomma, che una macchina è venuta contro Quindi il botto è la stato talmente forte che sua moglie è stata sbalzata dal corona. letto, dovuta Esatto. ricorrere anche alle cure in ospedale. Esatto, allora fino alle 5 stamattina sono stato qui, però poi la mia moglie aveva ancora male alla spalla, ho detto vabbè, la porto all'ospedale perché in un momento così era spaventata, non ci siamo neanche, proprio però non riusciva a prendere sonno e ho detto ti porto all'ospedale. I danni sono tantissimi, i due ragazzi quasi incolumi, Incolumi, sì, fortunatamente. perché sono andato all'ospedale, mi hanno detto che sono incolumi, ho chiesto anche dei ragazzi se sono fatti male, mi hanno detto no, sono a posto. E questi sono i danni. Abbattuto Sì. completamente un portico, il pilone è stato disintegrato, pilone da 40 cm per 40 cm. Il portico è inagibile, dovrà essere buttato giù. E ci sono danni anche alla camera da letto che è qui sopra. Metà casa è tutta crepata, i vigili del fuoco hanno fatto tutte le fotografie e c'è crepi dappertutto.